Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio mostrare la mia collezione di sticker che ho appunto per la maggior parte ripreso da internet e ritagliato, e poi non sono ancora plastificati perché aspetto sempre per vedere l'uso che ne devo fare. Magari se li devo usare per l'agenda non li plastifico, invece se poi li devo usare per la resina o per la colla a caldo di plastifico, quindi sono per la maggior parte solo quindi di carta. Prima di iniziare il video volevo salutare una ragazza che si chiama Noemi Formisano, che me l'ha chiesto sotto un video e mi fa molto piacere appunto salutare qualcuno di voi. Quindi iniziamo subito. E come vedete è un piccolo raccoglitore che io poi ho rivestito con una copertina di un quaderno che avevo, che è la stessa, se vi ricordate, che ho utilizzato per realizzare il portapenne che ho fatto qualche tempo fa. Quindi sul retro poi c'era quest'altro disegno e quindi l'ho utilizzato. Quindi iniziamo subito con le taschine più piccole, che le ho realizzate appunto su una carta che avevo da riciclare e perché mi servivano per gli sticker più piccolini. Stanno un po' alla rinfusa perché sto cercando delle buste, devo organizzare il raccoglitore, magari su uno più grande, e con le buste, quelle lì per le card che sono già fatte con le taschine. Mi sono un po' arrangiata. Quindi nella prima taschina, quindi quella superiore, abbiamo tutti gli sticker sia rotondi e sia per, diciamo, magari il fitness, oppure per le email, per quelle cose, insomma, tipo per esempio queste che sono per le email, queste che sono per Facebook, sono quelle lì fatte un po' così. Qua sotto invece abbiamo tutti quanti, diciamo, i tag, o anche le flag tag, quelle con le bandierine, ma abbiamo anche tutte quante le liste, tipo per esempio to do, i task. Ve ne faccio vedere per esempio alcune. Per esempio le liste tipo to do, liste così, ecco queste qua per esempio. Sono tutte le liste che io poi stampo da Pinterest e poi magari nei Playing With Me utilizzo in alcuni giorni. Per esempio tutte fatte così, così, email e call. Ci sono per esempio le cornici, poi c'è qualcos'altro tipo per esempio queste qua così, che sono a tema compleanno, queste altre così, insomma tutte le liste e, diciamo, le cornici che posso utilizzare durante queste, specificamente durante Playing With Me. Poi se giriamo la pagina abbiamo la parte del retro, e in questa sezione ho diviso poi ancora una volta in due più piccole bustine, questa che è come quella di dietro e questa che è ancora più piccolina. Allora, qui dentro abbiamo degli sticker un po', diciamo, a casaccio, e sono gli stickers che, insomma, utilizzo anche per la resina, e alcuni di questi sono anche plastificati, come per esempio questi qua che li ho già plastificati. Diciamo che sono degli sticker che stanno un po' alla rinfusa perché ancora non ne ho trovato una collocazione. Queste sono le bimbe di Parigi, queste che ho utilizzato per il Playing With Me di Parigi. Queste sono altre dolline che ho trovato, insomma, in giro sempre su Pinterest, e quindi sono tutte qua dentro in attesa di sistemazione. Qui c'ho quelli con i gattini e qua sono quelli a tema cibo. E invece qua, che è una taschina ancora più piccolina, come vedete l'ho realizzata io con gli washi tape, qui ho tutti quanti, non so come spiegarvi, le decorazioni che ho stampato sempre da internet, però diciamo che sono quelle fatte proprio per l'Happy Planner. Io non ho un Happy Planner, però siccome mi piacevano tantissimo le ho comunque salvate e poi le ho fatte su misura per la mia agenda, insomma. Ecco, queste qui per capirci. Queste sono a grandezza in teoria delle Happy Planner della settimana. Io le faccio più piccoline e poi le stampo. E se avete visto qualche Playing With Me, avete visto che anche io le utilizzo nei vari giorni della settimana. Per esempio c'è questa che mi piace tantissimo, che è quella del caffè. Guardate che carina. Questa è qua così, con tutti quanti i trucchi. Sono comunque molto 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 carine. Andiamo avanti, e qua abbiamo tutti quanti gli sticker più grandi, e sono anche questi messi un po' così alla rinfusa perché poi preferisco lasciarli sulla
preferisco lasciarli così sulla barra, diciamo, grande, e poi quando li utilizzo, magari li taglio, utilizzo questo e questo mi rimane, li inserisco qua dentro. Questi sono tutti quanti sempre quelli come questi che vi dicevo, appunto sono dell'altezza per la settimana sulla mia personal, sono tutti quanti questi. Poi qua ho altre cornicette che sono più grandi rispetto a quelle di prima. Qui ho delle scritte, sì, qui ho delle scritte, insomma, se vedete abbastanza rosa è perché per la maggior parte sono, giustamente, le ho ricercate proprio a tema per la settimana che devo decorare. E poi invece qui abbiamo sempre più o meno, ecco, quelle così, che praticamente sono, diciamo, ancora non tagliate. Queste per esempio sono ancora sul foglio intero, queste sono ancora da ritagliare, insomma sono più grandi. Qui abbiamo le scritte, questi sono quelli che avete visto la prima pagina, però sono ancora tutti quanti da ritagliare, quindi li lascio interi. Queste pure sono tutte quante intere, e queste sono altri, insomma, sticker. Che tutti gli sticker che vedete, ripeto, li ho presi da Pinterest, quindi basta che scrivete su Pinterest quello che vi serve e il mondo di Pinterest vi si apre. Qui abbiamo sempre i flag quelle per la corsa, che praticamente sono sempre non ritagliati e quindi li lascio tutti interi qua. Qui abbiamo un po' di sempre mix, e sono degli sticker che io ho utilizzato per anche la resina e all'inizio per fare anche delle clip, e sono un po' a tema appunto inverno. Qua ci sono gli unicorni, insomma sono sempre un po' mischiati. E queste sono delle lezioni che ho scaricato praticamente in PDF da internet, non mi ricordo adesso da quale sito, vi lascio comunque il link giù nell'info box, e appunto sono delle lezioni di lettering su alcuni tipi di scrittura molto semplici che possono essere appunto poi rifatti, insomma ripresi, e io li utilizzo molto per il Plain With Me, e quindi sono vari tipi di scrittura, vari tipi di calligrafia in vari modi, insomma sono proprio delle vere e proprie lezioni. Questo i numeri, tutti questi che sono, se non mi sbaglio, i Dudless, e queste finali che a volte le ho utilizzato anche nei Plain With Me, e questo. Ok, poi ho altri sticker che non sono adesso in questo raccoglitore perché sono troppo grandi, e sono, non so se ve li ho mostrati anche un'altra volta, sono questi di Cattivissimo Me 1 e 2, e sono questi che praticamente già ho quasi finito, questi qua che sono del 2, e questi con i Minion sempre di Cattivissimo Me, sempre del 2, mi sa che è sotto il 2, sì. E questi sono stati praticamente i miei primi sticker che ho comprato da AliExpress, ma non so se ve l'ho già detto in qualche altro video, fanno schifo perché una volta che si attaccano la parte poi adesiva rimane attaccata e la parte di sopra, che è tipo un foil molto leggero, si toglie, e quindi sono poi inutilizzabili. Poi ho altri sticker nell'agenda, sì, che hanno un po' tutti, e io ho già quasi finito, sono quelli dei gattini, sempre presi da AliExpress. E poi ho comprato di recente questi, che sono con le faccine con le emoticon, sono carinissimi, sempre da AliExpress. E poi nell'agenda ho la sezione anche degli sticker, e ho sempre le cose, insomma, che utilizzo di più, quindi flag e degli altri sticker così che utilizzo. E poi dietro ho le sezioni più piccoline che utilizzo magari per i compleanni, per le tag che devo mettere poi in demia di giorni, insomma sono più tranquilli come sticker. Quindi niente, questa è la mia collezione di sticker, anche se collezione, insomma, non è che poi sono così tanti. Penso di sistemarli in modo diverso, anzi se avete qualche consiglio, qualche idea su come organizzare gli sticker, fatemelo sapere giù nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi tanti mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli altri video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao.